Come essere artisti oggi? Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Pensieri Armonici. Oggi viviamo in un'epoca in cui è indiscutibile il fatto che l'informatica abbia ormai preso il sopravvento. Perciò verrò subito al nocciolo della questione. Servono i social. Se siete di quei pittori legati ancora a un tempo in cui l'artista era visto come l'eremita, come quello che fuggiva dalla normalità e restava in un mondo fine a se stesso, chiuso, ermetico, avete sbagliato tutto, è finita. Quell'era è finita, quegli artisti non esistono più e se uno persegue quelle strade fallirà certamente, senza nessun dubbio. Oggi un artista deve prima di tutto pensare che il proprio nome deve diventare un brand. Se non ragiona in questi termini fallirà, non c'è alcun dubbio. E un artista deve avere un nome, deve essere un brand. Come si fa il brand oggi? Bisogna agire sui social. Bisogna avere una pianificazione, non si può esporre così in maniera estemporanea, contando su quale sia l'umore del momento o se si vuole fare l'esposizione dell'amico piuttosto che della fiera di paese. No, bisogna avere una pianificazione, bisogna sapere qual è la strada che si vuole percorrere, dove si vuole arrivare e una pianificazione che tenga in considerazione il medio periodo ma anche il lungo periodo. Quindi non è più l'arte non è più soltanto il ruolo dell'artista, per il pittore il dipingere, per lo scrittore mettersi a scrivere, il cantante, no, bisogna promuoversi, c'è poco da fare. E purtroppo viviamo in un'epoca in cui promuovere diventa tutto sulle proprie forze, non c'è più nessuno che punta, no? Se pensiamo per esempio ai famosi tycoon americani che negli anni 80 facevano la fortuna di grandi come Basquiat, bastava entrare nelle grazie di una galleria, bastava tra virgolette, naturalmente bisognava proporsi e arrivarci, ma quando si trovava la grande galleria che puntava, che credeva di New York, che era all'epoca proprio il fulcro dell'arte mondiale, e poi tramite questi operatori di queste gallerie si arrivava ai grandi miliardari che investivano fior fior di quattrini su degli artisti come Basquiat, che era un perfetto squattrinato e che in pochissimi anni arrivò a vendere, a diventare ricco della propria arte, poi è morto giovanissimo. Ma ecco, non esiste più quel tempo. Oggi i miliardari americani, i grandi collezionisti esistono ancora, ma si interessano e cominciano a investire soltanto quando un artista arriva a battere delle opere a centinaia di migliaia di dollari. Il problema oggi per l'artista è arrivare a quelle quotazioni e non lo si può fare senza una pianificazione, come se uno domani mattina dovesse intraprendere, aprire una partita IVA con un'azienda meccanica e avere il desiderio di arrivare a fatturare 10 milioni di euro nell'arco di 24 mesi senza avere la più pallida idea di come muoversi. Chiamare due clienti a destra e a manca senza una pianificazione, senza una strategia, senza avere in mente di un proprio prodotto, quindi un brevetto. No, non si va da nessuna parte, anzi è molto probabile che, viste le situazioni economiche di questo periodo di contingenze drammatiche, è molto probabile che senza pianificazione uno così non arrivi neanche al panettone dell'anno prossimo, probabilmente neanche quello di quest'anno. La stessa cosa vale per i pittori, quindi bisogna imparare a usare i social. Se non avete ancora un profilo social, affidatevi a qualcuno che ve lo sa fare. Dovete avere, è indispensabile avere Facebook, è indispensabile avere Instagram per quanto riguarda un pittore. Se siete scrittori, consiglio anche un canale YouTube. Però ecco, tutte queste cose devono essere fatte con cognizione di causa. Se voi siete persone che
non scrivete nulla, non parlate, non avete molti interessi, diventa difficile. Quindi non è soltanto proporre un quadro, bisogna parlare d'arte, bisogna cercare lo storytelling. Le persone oggi sono curiose. Purtroppo in Italia si legge poco, ma c'è molta curiosità delle, quelle che dico io, le frivolezze, no? Se fate un bellissimo documentario su una cosa interessante, che sia di storia, che sia di cultura filosofica, avrà un successo pressoché scarso. Se il canale successivo dà un Grande Fratello o l'Isola dei Famosi, ci saranno milioni di persone a sentire come evolvono situazioni delle quali a una persona normale non dovrebbe interessare, no? Come se io mi interessassi come evolve la situazione del vicino. Mi può interessare se ha bisogno, semmai, ma guardate caso che poi sono le cose di cui ci si interessa meno, no? Quindi dovete generare interesse, e nell'interesse deve essere poi finalizzato a dare un servizio, a fornire degli elementi anche istruttivi che siano comunque di utilità per chi poi ne usufruisce. Quindi ecco, dovete imparare a utilizzare i social con cognizione di causa. Facebook bisogna essere parecchio presenti. Twitter non l'ho nominato perché lo considero uno dei meno utili, assolutamente. È si sono accorti negli ultimi tempi che era una scemenza quella di ragionare per titoli e non offrire uno spazio per argomentare, e io sostengo che quando non mi dai lo spazio per argomentare, ragioni per titoli, sostanzialmente sia inutile anche mettersi a dibattere, a discutere di cosa se non posso argomentare. Ma anche ora lo trovo quasi, non voglio dire inutile perché è brutto, ma veramente a livello di pittore, a livello di scrittore, ecco, scrittore può avere una certa utilità, ma come pittore assolutamente non vi serve Twitter. Facebook è indispensabile, Instagram è indispensabile. Un canale YouTube potrebbe essere interessante per un pittore, assolutamente indispensabile per uno scrittore, per un cantante, un musicista, ma anche per un pittore il canale YouTube può essere interessante, presentando un'opera da sé o facendola presentare a un critico, leggendo una critica che si è fatta da un professionista, o soltanto far vedere ogni tanto come avete scelto un determinato colore o anche una marca di colori, perché utilizzate i colori a olio piuttosto che gli acrilici, la vostra tecnica, quello che volete. Però ecco, tutti i social hanno un punto di forza e un punto debole, che sono la medesima cosa, ovvero la periodicità. Voi dovete essere periodici e metodici. Questo non vuol dire pubblicare un video al giorno o mettere 25 post all'ora su Facebook, no, però dovete darvi una linea. Se voi avete giornalmente la possibilità di pubblicare soltanto prima di andare al lavoro e dopo, benissimo, ma fatelo tutti i giorni, 7 giorni su 7. Due post al mattino, due alla sera, benissimo, 4 e 4, ok, ma deve essere quella la vostra cadenza. Su YouTube ciò è ancora più importante. Riuscite a fare un solo video a settimana? Va benissimo, ma scegliete un giorno, domenica, deve essere sempre domenica, e se pubblicate il pomeriggio, sempre di pomeriggio. Riuscite a farne uno ogni 15 giorni? Un po' pochino, però se proprio non potete farne a meno, fatene uno 15 giorni, ma sempre a cadenza. Cioè, questo perché? Perché i social ragionano per algoritmi, e gli algoritmi valutano moltissimo queste cose. Poi faremo anche magari dei video dove vi spiegherò come utilizzarli al meglio. Un consiglio che vi posso dare è quello, per esempio, su YouTube, quando caricate un video che non sia mai inferiore ai 10 minuti, se non sporadicamente ne potete fare qualcuno corto, ma generalmente devono avere almeno 10 minuti di lunghezza per una serie di motivazioni, e lavorate moltissimo su quello che è la descrizione. Non scrivete una frasetta lasciandola lì come se fosse proprio una descrizione velocissima, una sintesi, no.
vi dà fino a 5.000 battute, non a caso YouTube, è molto importante argomentare bene quello che è il tema che voi affrontate nel video. Questo, ecco, molto, in maniera molto sintetica vi ho dato una panoramica di come utilizzare queste piattaforme YouTube e Facebook, che sono fondamentali, e Instagram, scusate. Io mi concentrerei per i pittori su questi tre, ma anche come scrittore, lo scrittore poi si può valutare anche Twitter, ma ecco, diventa indispensabile. Perché? Perché se voi fate una mostra grazie ai social, quella mostra che magari non ha visto nessuno perché avete avuto un successo di pubblico mediocre, però quella mostra voi la potete, con delle buone fotografie, con delle buone analisi, soprattutto se avete delle critiche da proporre da parte di un professionista, voi la potete mettere sui social, e quella mostra di paese senza pubblico può diventare paradossalmente visibile a milioni e milioni di persone in tutto il mondo. E non riuscire a cogliere questa opportunità è da folli oggi, è da folli ed è da anacronisti. Perché si può vivere da eremiti, è vero, si può fare a meno dei social, è vero, ma poi dopo se ne pagano le conseguenze. E non ci si può domandare, come fanno in tanti, come sia possibile che qualcuno faccia una carriera molto più rapida, in pochissimo tempo arrivi a certi livelli e a raggiungere certi traguardi, quando poi nel frattempo, mentre quella persona che si critica si è attivata sui social e ha investito molto su se stesso in termini di tempo e di immagine, mentre quella persona faceva quello, al di là di criticare non si è praticamente fatto nulla, oppure si è addirittura peggio, si è addirittura contrari a ogni tipologia di utilizzo dei social o di qualsivoglia forma di tra virgolette pubblicità. No, ecco, lavorate sul nome, lavorate sul brand, fate del vostro nome un brand. Questo è, non è una teoria, questo è indispensabile. Chiunque vi dica, sostenga una cosa diversa, vi porta ad avere l'insuccesso. Per avere successo oggi e soprattutto domani dovete costruire un brand, e quel brand deve essere il vostro nome. Grazie mille, ci vediamo presto, alla prossima volta.